una puntata di Polifemo speciale dedicata a questa Pasqua a Leporano. Sarà, come dire, diversamente Pasqua, considerando ovviamente l'epidemia, il Covid, considerando il fatto che non ci possono essere manifestazioni esterne, manifestazioni religiose, diciamo la processione, la Via Crucis, che era una caratteristica. Però cercheremo di vivere questa Pasqua ugualmente con lo stesso spirito e cercheremo di rivivere quelle tradizioni, quella storia della Pasqua leporanese, con l'augurio ovviamente di poter tornare quanto prima alla normalità e con l'auspicio che la prossima Pasqua possa davvero ricordare quelle precedenti. E iniziamo questo speciale particolare, appunto. Siamo qui presso la chiesa di Maria Santissima Immacolata con il parroco Monsignor Pasquale Morelli. Vogliamo innanzitutto aprire questa trasmissione con un messaggio che ha una sua valenza spirituale, un momento, dicevo, particolarissimo, in cui già da un anno a questa parte la vita dell'uomo è stata letteralmente stravolta, ma questo anche ci deve far riflettere sulla fragilità, sulla caducità della vita. E forse in questo momento in cui quegli aspetti esteriori, quegli aspetti commerciali della Pasqua vengono messi da parte, si può vivere l'evento religioso, l'evento della Pasqua, con una maggiore spiritualità, coltivando i veri valori. Sì, anche quest'anno purtroppo stiamo vivendo una Settimana Santa particolare, in quanto abbiamo tutti sperato che potesse essere alle spalle ormai il problema della pandemia, che in realtà non è stato così. E pertanto abbiamo fatto la scelta come Chiesa comunque di essere presente sul territorio, perché si ha bisogno da parte della gente anche di risposte. Di risposte in questo momento di grande smarrimento, di confusione, no? Di paura anche, che ancora è presente. Proprio di incertezza assoluta. Sì, anche questo, perché effettivamente abbiamo perso un po' tutti i punti di riferimento. La crescita della curva pandemica e il non superamento ancora della difficoltà certamente hanno acuito anche queste problematiche. Per questo la Chiesa si pone proprio come un elemento di speranza. Lei ricordava prima che purtroppo siamo stati privati per il secondo anno di alcuni momenti importanti in questa comunità, come lo era da 24 anni la presenza della Via Crucis vivente, interpretata dai nostri giovani, e che era ormai un punto di riferimento non solo per la cittadina di Leporano, ma un po' per tutta la provincia ionica di Taranto, ed è mancata sinceramente. E poi anche le processioni, sia quella della Dolorata e anche quella dei Sacri Misteri, che si sarebbe dovuta tenere appunto il Venerdì Santo. Tuttavia il bene della salute pubblica, che ovviamente è superiore, ecco, ci impongono ancora questi sacrifici. E possiamo dire però che comunque il mistero pasquale che noi stiamo celebrando proprio in questi giorni della Settimana Santa, con il mistero della resurrezione di Cristo e quindi della vittoria anche sul peccato, sulla morte, sulle difficoltà, appunto quella caducità di cui si parlava prima, ecco, è il segno eloquente che la Chiesa è in grado ancora di saper dare delle risposte appunto qualificate all'uomo, alle donne di oggi, attraverso il messaggio che Cristo, no, ci ha voluto donare. È ovvio che questa Settimana Santa anche, no, risente particolarmente anche del disagio economico per quanto riguarda tante famiglie che hanno perso il posto di lavoro, e la Chiesa è in prima linea a venire incontro ovviamente a queste necessità di questi nostri fratelli, soprattutto lì dove si trovano, ecco, bambini anche piccoli, perché non manchi in questi giorni di festa anche il necessario sulla loro tavola. Auspichiamo con il tempo che possiamo archiviare questo momento difficile e possiamo riprendere
con rinnovato slancio, entusiasmo il nostro cammino di fede, ma soprattutto anche una vita ordinaria e ordinata che ci dia un minimo di certezze per poter vivere, ecco, tranquillamente il nostro cammino. Questi giorni ci aiutano anche nella riflessione spirituale, che senz'altro sono molto importanti. Ecco, e, nonostante il contingentamento delle nostre chiese, dove si stanno rispettando tutte le normative anti-Covid, appunto per tutelare sempre il bene della salute pubblica, tuttavia i messaggi di questi giorni, da quello di pace della Domenica delle Palme al dono dell'Eucarestia di ieri sera che abbiamo vissuto il Giovedì Santo, quello di oggi come venerdì e poi anche l'imminente Pasqua, ecco, saranno senz'altro messaggi molto importanti che daranno una spinta di speranza, ecco, alla nostra società, alla nostra comunità. Ovviamente alla luce delle prescrizioni anti-Covid non sono possibili processioni, insomma riti esterni, però la Via Crucis, la Passio Christi è infissa nel cuore e nella mente di Leporano, e allora manderemo in onda proprio ora dei momenti di quella Via Crucis e così idealmente la rivivremo insieme. È giunta la 24esima edizione questa manifestazione voluta da me e dai giovani della parrocchia all'inizio del mio ministero pastorale in questa comunità, per dare un maggiore rilievo appunto ai riti della Settimana Santa, non solo per la nostra comunità di Leporano ma anche un po' per la provincia ionica, per il capoluogo, anche per la nostra città di Taranto. Pietro, quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. Signore, tu non mi laverai mai i piedi. Se io non ti laverò, tu non avrai parte con me. E allora non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Dormite ormai e riposate. Ecco, è giunta l'ora in cui il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani dei peccatori. Colui che mi tradisce è vicino. Salve maestro! Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Chi cercate? Gesù Nazareno! Vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Soldati, arrestatelo! Pietro, rimetti la tua spada nel fodero. Non devo forse bere il calice che il padre mi ha dato. Arrestatelo! E quando basta che sia condotto dal procuratore Ponzio Pilato, solo a lui compete il giudizio definitivo su questo bestemmiatore. No, non c'entro niente io. Sono pazzi. Non conosco questo Gesù di cui parlate. Lasciatemi andare. Lo farò flagellare in ricordo della giustizia romana, dopodiché lo libererò. Crocifiggilo! 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 E crocifiggelo! Io non lo
pentiti di quante cose ti accusano. Non mi parli! Lo sai che io ho il potere di mettermi in libertà. È il potere di mettermi in croce! Thank you.
Giovanni. Ecco, tua madre. Padre! Due mani! Sei mio! Mio! Ci separano alcuni momenti ancora dalla risurrezione, ma commentiamo la crocifissione, un momento davvero di forte sofferenza, di forte commozione, di partecipazione. Ci siamo immedesimati tutti nel sacrificio di Cristo. Sì, la pena della crocifissione era una pena tremenda, forse fra tutte le pene di morte veramente la più atroce, che i romani comminavano solamente agli schiavi, alle persone più infime praticamente. Gesù ha voluto assumere questa pena proprio per vivere al massimo il dono della sua donazione al Padre per la redenzione e la salvezza della umanità. E così denota in questa scena, da un lato, ecco, il Cristo che per amore dona la sua vita, riecheggiano nelle nostre orecchie le sue parole: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E poi la cattiveria, ecco, dei sommi sacerdoti, dei capi del popolo, che inveiscono ancora contro di lui sotto la croce. E poi bellissimo il momento del pianto della Madonna, quando Gesù ormai morto viene calato dalla croce e donato alla madre, che lo accoglie con il suo grembo. Il pianto di Maria penso che veramente raccolga tutte le lacrime dell'umanità, le sofferenze che Cristo è venuto a redimere, dalle quali è venuto a salvarci. Infatti,
un fantasma. Non ha carne ed ossa, come vedete che io ho. Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, ma a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Tommaso, metti qui il tuo dito, guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente. Mio Signore e mio Dio, perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. È lui il protagonista, Gesù. Certamente uno sforzo fisico, ma una grandissima soddisfazione morale. Interpretare Cristo significa anche così comprendere il vero significato della vita. Certamente, è una sensazione molto forte, bellissimo. Ripercorrere tutti i vari passaggi che ha vissuto il Cristo e provare questa stessa emozione, provare la sofferenza che ha potuto patire il Cristo, mi emoziona tantissimo. È una soddisfazione, e soprattutto sono molto contento per averlo interpretato nuovamente anche quest'anno. Posso dire solo una cosa, che mi ha emozionato tantissimo. Monsignor Morelli, è il momento del commiato, il momento della risurrezione, il momento in cui il bene trionfa sul male. Siamo alla 24esima edizione, l'anno prossimo saranno le nozze d'argento. Sì, è così in realtà. Ci prepariamo a questo 25ennale che ormai è prossimo, essendo già alle nostre spalle, no? La edizione 24esima che si è appena chiusa, questo momento molto bello della resurrezione indica che la morte non ha l'ultima parola nella nostra vita, ma bensì appunto la vita stessa. E poi un'altra cosa importante è che il male non trionfa, ma sempre il bene, ecco, di cui Gesù è l'interprete, possiamo dire, principale, colui che maggiormente, ecco, lo testimonia proprio con la sua gloriosa resurrezione. Poi un altro dato importantissimo è che il Cristo continua spiritualmente a vivere nella sua Chiesa, che cammina come discepola sulle orme del suo Maestro, accompagnata dal suo insegnamento, ma soprattutto dal dono della sua presenza, che rimane sempre con noi, accanto a noi, nel cammino della storia, nel cammino della vita. È un'occasione per rivolgere gli auguri a tutta la comunità leporanese e a tutta l'area ionica. Sì, colgo l'occasione per rivolgere appunto gli auguri. Un momento difficile che vive Taranto sotto, sì, tanti aspetti. Sì, sì. Dicevo, per rivolgere gli auguri più fervidi di una santa Pasqua che sia portatrice davvero di vita nuova per la nostra cittadina ionica. Soprattutto per i tanti che ancora giovani hanno bisogno di un'occupazione di lavoro, e un ricordo particolare agli ammalati in questo particolare momento. Passiamo ora al momento degli auguri, dei messaggi che gli amministratori comunali di Leporano intendono rivolgere alla collettività. Ho al mio fianco il dottor Vincenzo Damiano, che è appunto il primo cittadino. Una Pasqua,
questa del 2021 un po' come quella del 2020. Ovviamente ci sono le restrizioni anti-Covid, la zona rossa rinforzata, e ovviamente non poteva non essere diversamente alla luce dei contagi che purtroppo nell'area ionica crescono a dismisura. Però diciamo, in questa situazione forse si vede, si intravede una luce di speranza in fondo al tunnel, perché ci avviciniamo alla stagione estiva e quindi ovviamente al decrescere dei contagi, ma soprattutto la campagna vaccinale, seppur tortuosa, seppur a rilento, comunque ci porterà a dei risultati che ci garantiranno in un primo tempo, in prima battuta, una quasi normalità, fino poi all'estinzione completa del virus. Sindaco, cosa si sente di dire alla comunità che lei amministra? Mi sento di dire che dobbiamo guardare ai prossimi mesi con fiducia, perché almeno i piccoli dati di leggero miglioramento che ho comunicato alla fine della scorsa settimana fanno ben sperare. D'altronde noi stiamo cercando, noi e tutti i cittadini di Leporano, di attenerci a quelle che sono le disposizioni dettate dai DPCM e anche a livello regionale, quindi stiamo cercando di fare tutto il possibile per cercare di ridurre i contagi, e sono convinto che nei prossimi mesi, così come l'anno scorso durante il periodo estivo abbiamo vissuto dei periodi di relativa tranquillità, ritengo che anche quest'anno, anche grazie alla campagna vaccinale che è iniziata e sta per decollare nei prossimi giorni, riusciremo sicuramente ad arginare questa ondata di contagi. Quindi voglio augurare a tutti i nostri concittadini una Pasqua assolutamente serena. Sicuramente, così come quella dell'anno scorso, sarà una Pasqua un po' diversa rispetto a quella che eravamo abituati a celebrare negli anni precedenti, quando la Via Crucis era proprio l'aspetto religioso portante. Ai leporanesi tutti è molto mancata questa celebrazione della Via Crucis vivente, che, come sai Luigi, è un evento per noi molto, molto importante, cioè, vede la partecipazione di oltre 80 figuranti, quindi è un evento molto atteso nella nostra Leporano, ma abbiamo fiducia che il prossimo anno possiamo ritornare a quelle che sono le nostre tradizioni. Per il momento purtroppo dobbiamo accontentarci dei video, no? I video che comunque fanno rivivere le tradizioni ai nostri concittadini, con la speranza di poter poi viverle dal vivo queste tradizioni. Sindaco, nel frattempo comunque, come rilevato con alcuni, con gli assessori della sua giunta, la vita amministrativa, l'attività amministrativa non si ferma, va avanti. Sì, la vita amministrativa va avanti, così come stiamo cercando un po' di riqualificare diverse zone del nostro paese. Credo che tu abbia potuto vedere la villa comunale che abbiamo riqualificato, abbiamo provveduto a rimuovere alcuni alberi di pino ormai vetusti, che creavano anche pericolo perché c'erano proprio dei problemi relativi a questi alberi, quindi abbiamo arricchito la villa con dei cocus molto belli, anche con alcune piante, direi molte piante arbustive, e i lavori sono ancora in corso perché chiaramente la villa comunale sarà dotata anche di un impianto di videosorveglianza e di un impianto di illuminazione a LED. Poi non so se hai potuto vedere nella nostra ex batteria Cattaneo, dove abbiamo creato, diciamo, una vera e propria palestra a cielo aperto per permettere a tutti gli sportivi di potersi allenare, soprattutto ora che queste restrizioni andranno piano piano ad essere eliminate. Poi siamo anche con il progetto Passi Letterari, rivalutando, riqualificando l'area esterna al Castello Muscettola, quindi diciamo la nostra attività è sempre in fermento e ci apprestiamo ad approvare il bilancio entro il 30 aprile, proprio per poter poi procedere a nuove opere per la nostra comunità. La dottoressa Yolanda Lotta, assessore agli spettacoli e alla cultura del comune di Leporano. Una Pasqua in cui forse gli aspetti più intimistici, più religiosi, predomineranno su quelli esteriori. Un momento però per essere uniti come comunità, leporanese tutta, una comunità che vede insieme amministratori e amministrati.
Sì, l'amministrazione comunale è molto vicina in questo periodo di pandemia a tutta la comunità, perché veramente dobbiamo unirci tutti insieme. Noi come amministrazione abbiamo voluto anche considerare l'opportunità di comprare del materiale per quanto riguarda la sicurezza. Abbiamo disposto all'interno del comune tutte le normative anti-Covid, tutto il rispetto delle normative anti-Covid. All'interno del comune abbiamo messo un avviso per quanto riguarda la temperatura, sanificatore, mascherine, saturimetri. E vorrei fare anche un ringraziamento alla Protezione Civile, che in questo momento si sta attivando per dare un servizio a tutta la comunità. E niente, tutto questo veramente perché uniti si va avanti e uniti si può migliorare anche questo momento pandemico che stiamo vivendo. Ecco, dottoressa Lotta, siamo ovviamente ai primi di aprile, l'estate è ancora lontana, però ci auguriamo che, come detto, considerando il fatto che con l'arrivo del caldo il virus tende a stemperarsi fino a quasi scomparire, diciamo, considerando i vaccini che avranno un effetto importantissimo al di là delle difficoltà che ci sono, forse potremo intravedere una bella estate leporanese. Sì, con eventi culturali, di piazza e quant'altro. Con la speranza che tutto questo vada, diciamo, a risolversi, e prepareremo anche qualcosa sempre con le dovute cautele, sempre con rispetto delle distanze e di tutto ciò che si prevede per quanto riguarda la normativa. Prepareremo un cartellone per l'estate, ma non solo, perché abbiamo dei progetti molto importanti, quali ad esempio Passi Letterari, che è arrivato un contributo per sistemare l'esterno del castello. Abbiamo anche, inizieremo subito un lavoro per quanto riguarda il cimitero, perché io anche, oltre ad avere la delega alla cultura, ho anche la delega agli affari cimiteriali. Inizieremo i loculi cimiteriali, da domani già partirà il cantiere, e con l'Unione dei Comuni, che faccio parte del Consiglio dell'Unione dei Comuni, si avvierà anche, proporremo la delibera per quanto riguarda le piste ciclabili. Quindi anche un rispetto proprio dell'ecologia, no? L'ecosistema, quindi. Sì, questo è per quanto riguarda il turismo itinerante, è molto importante, perché la mia delega è cultura, spettacolo, turismo, affari cimiteriali e servizi demografici. Poi per quanto riguarda anche la cultura e i servizi demografici, sto facendo approntare anche dei gadget, nel senso dei bigliettini, per quanto riguarda le nascite, perché essere presenti, diciamo, dare questo sostegno di accoglienza ai nuovi arrivati, al leporano, alle nuove nascite, è una cosa importante, perché l'accoglienza, lo stare vicino alla gente in questo momento che stiamo passando è veramente importante, un'attenzione. E oltre questo stiamo anche portando avanti una ristampa online, diciamo, di tessere ricordi di Armando Zingariello, e questo qui per quanto riguarda il tessuto sociale di Leporano e come è cambiato, come si è evoluta a livello urbanistico il territorio. Faremo questo libro, lo porteremo sul sito del Comune di Leporano, è fruibile a tutta la cittadinanza e a tutto il mondo, affinché possano apprezzare le bellezze paesaggistiche di Leporano. Ecco, per concludere, Assessore, il suo pensiero a quelle categorie più fragili, gli anziani, i disabili. So che lei è molto vicina come attività proprio di associazionismo a queste categorie. C'è tanta gente sola e una parola di conforto, l'attenzione dell'amministrazione è importante. Sì, l'attenzione è importante, perché oltre ad essere un amministratore sono vicino a queste persone. Abbiamo preparato ultimamente dei pasti caldi e abbiamo dato anche la vicinanza con dei prodotti, diciamo, fatti dagli associati.
stati a queste persone, siamo stati vicini a queste famiglie e ci hanno ringraziato, perché non è il gesto, no? la vicinanza a queste persone, non è il prodotto in sé per sé, ma è proprio la vicinanza a queste persone che si sentono veramente presi in considerazione. Considerate come persone, perché al primo posto c'è la persona, ed è importantissimo affinché si possa risolvere e passare, risolvere questo momento, affinché questo momento passi. Io auguro veramente a tutta la comunità di Leporano, Gandoli, non sarà una Pasqua come le altre, ma una Pasqua, voglio dire, di rinascita, e anche faremo questo servizio online affinché si possa vedere la passione di Cristo, no? E con questo momento stare vicino alla gente e riproporre, poi può darsi l'anno prossimo, speriamo. Ma sicuramente vivere una Pasqua normale. Una Pasqua normale, perché anche per quanto riguarda le vaccinazioni abbiamo portato avanti per gli ottantenni a Gandoli, abbiamo fatto vaccinare anche i nostri ottantenni, e affinché tutto, poi voglio dire, ci si arriva a questa vaccinazione di gregge e tutta l'immunità di gregge, proprio. Gregge e tutta la popolazione sia libera e si liberi da questo Covid. Vincenzo Zagaria, vice sindaco di Leporano, nonché assessore ai lavori pubblici, il suo messaggio di auguri alla comunità leporanese, cosa si sente di dire? Intanto io vorrei fare gli auguri ai nostri concittadini per questa Santa Pasqua. Purtroppo la situazione è sotto gli occhi di tutti, non è cambiato nulla rispetto all'anno scorso. Questa pandemia ci lascia un pochettino, come dire, così isolati. Noi come amministrazione andiamo avanti, abbiamo una serie di cantieri aperti e a breve approveremo il nuovo bilancio di previsione, il nuovo piano triennale delle opere pubbliche, il 2021-2023. Io approfitto per fare i ringraziamenti anche agli uffici e soprattutto l'ufficio tecnico, che nonostante tutto continua ad andare avanti e andare forte. Diciamo che nonostante chiaramente la pandemia, nonostante le ristrettezze, comunque la vita amministrativa va avanti, di modo che poi così, quando finalmente, speriamo presto, tutte queste restrizioni verranno meno e torneremo prima alla quasi normalità e poi alla normalità, diciamo che i cittadini troveranno servizi sempre migliori. Sì, è vero, anche perché siamo in procinto di alcune consegne di lavori. Domani sabato consegniamo abbiamo un cantiere del cimitero e faremo 160 loculi, poi settimana prossima avremo un altro intervento all'interno del nostro castello, una biblioteca multimediale, passi letterari. E poi sicuramente con il nuovo bilancio, come dicevo prima, e quindi con le nuove opere triennali dei lavori pubblici, ci concentreremo molto sulla scuola. Sarà una Pasqua questa in cui forse alla luce della considerazione che comunque non si potrà, diciamo, stare all'esterno, forse valuteremo, rifletteremo meglio sui veri valori, una Pasqua che sarà più introspettiva. Eh sì, approfittiamo, vediamo il lato positivo della cosa, ci godiamo più la famiglia. L'avvocato Angelo D'Abramo, presidente del Consiglio Comunale di Leporano, lei guida la massima assise cittadina, cosa si sente di dire alla collettività? È una Pasqua diversa? Beh, è una seconda Pasqua diversa, purtroppo noi tarantini siamo legati, leporanesi, tarantini in generale siamo legati agli eventi, alle processioni della Settimana Santa, a tutto quello che ci lega alla Settimana Santa, quindi soffriamo tantissimo, ma sinceramente abbiamo altro da pensare in questo momento, che è quello poi del problema della pandemia e delle emergenze, quindi comunque siamo lì in preghiera, siamo sempre vicini, siamo cattolici a questi riti della Settimana Santa, che comunque hanno sempre contraddistinto questa collettività, ma insieme a quella tarantina alla quale noi siamo tantissimo legati.
Noi li rivivremo così attraverso le immagini di repertorio, non esiste altra via alternativa, però ecco, sarà un momento anche più introspettivo, una Pasqua più rivissuta, magari da vivere meglio vicino alla famiglia, al focolare domestico, riscoprendo i veri valori che magari nel tran tran quotidiano, nelle festività religiose spesso così commercializzate, tra virgolette, si perde quello spirito. Diciamo, nel male, nel dramma della pandemia, potremo così interrogare le nostre coscienze e riscoprire certi valori. Beh, c'è un ritorno chiaramente a quello che è il focolare domestico, l'unione familiare, per quello che possiamo fare, perché non possiamo, limiti, ovviamente. I limiti della famiglia proprio ristretta, e questo ci porta ad essere molto più, a pensare di più, a pregare di più, ma quello che io penso e che dovremmo fare un po' tutti è pensare a quello che è lo spirito della Pasqua, quella della resurrezione, e dovrebbe essere poi una resurrezione dell'intera società, dell'intera collettività. Venire fuori da questo aspetto negativissimo della pandemia per proiettarci verso il futuro. E in questo credo che l'amministrazione debba e deve fare il proprio dovere attraverso una buona programmazione, attraverso quel che è la programmazione dei lavori, dell'aspetto sociale, e comunque rappresenta una continuità rispetto a quello che già avevo fatto come amministrazione. Il Ministero Dabiano è una continuità, e insieme stiamo viaggiando per assicurare un qualcosa di positivo a questa comunità che merita. E auguri di buona Pasqua a tutti i cittadini leporanesi, a tutte le persone, e anche non leporanesi. Elena Galeone, assessore del comune di Leporano all'ecologia, pubblica istruzione e commercio. Lo abbiamo già evidenziato, è un momento particolare perché la nostra vita, le nostre abitudini vengono stravolte, però certi valori che portiamo dentro di noi, nella nostra coscienza, nella nostra mente, nel nostro patrimonio morale, ci faranno rivivere comunque il clima di Pasqua, spiritualmente e anche da un punto di vista proprio civico, no? Voi come amministratori nei confronti della collettività. Sì, certo, come tutti sanno la Pasqua è il momento della resurrezione. Purtroppo è un anno che viviamo il silenzio delle nostre case, proprio come il sepolcro vissuto nella morte di Cristo. Sì, come amministrazione stiamo andando avanti, a fatica, ma stiamo andando avanti con la nostra programmazione. L'anno della fatica perché ovviamente ci sono tutte le restrizioni anche in termini di lavori, però sto vedendo che ci sono tantissime opere in cantiere e in addirittura di arrivo. Infatti stavo per dire che la nostra programmazione va avanti, tanto è vero che il 10 aprile partiamo con la raccolta porta a porta, un'innovazione ambientale del nostro comune finalmente. Per quanto riguarda la pubblica istruzione stiamo mettendo in atto diversi lavori di riqualifica dei due plessi affinché i nostri ragazzi nel nuovo anno, nel 2021, riprendano alla grande, riprendano in due ambienti più riqualificati, insomma. Il commercio sta subendo la parte più dura di questo momento. Restrizioni proprio che uccidono l'economia, però. Certo, io sento continuamente degli imprenditori che non a caso, proprio per il periodo di Pasqua, sono demoralizzati per le chiusure, però devono andare avanti, noi siamo fiduciosi che l'economia leporano riprenda e riprenda alla grande. Speriamo che con le vaccinazioni questo virus finalmente sia sconfitto e che tutti possiamo ritornare alla vita di sempre. Faccio ancora tanti auguri ai cittadini leporanesi di una serena Pasqua. Franco D'Avanzo, assessore del comune di Leporano al contenzioso, alla protezione civile, agli affari generali. Il suo augurio alla comunità leporanese. Porgo i più sentiti auguri di buona Pasqua, di pace, di serenità e di riconciliazione a tutti i miei concittadini. So che stiamo attraversando un momento difficile, questo maledetto virus ha creato una pandemia mondiale e tutti noi stiamo attraversando un momento doloroso, ma dobbiamo guardare avanti rispettando le norme anti-Covid, e l'augurio che faccio a tutti è quello di ritornare
subito alla vita normale. Danilo Secondo, consigliere comunale di Leporano con delega ai servizi sociali, una delega particolarmente importante in questo momento considerando le varie categorie fragili. Buongiorno a tutti. Sì, come ben sapete il sindaco mi ha affidato questa delega molto delicata dei servizi sociali. In questo periodo ho continuato a occuparmi delle persone fragili, dei disabili, degli anziani, delle famiglie che in questo periodo si sono trovati in grosse difficoltà economiche. Abbiamo completato il secondo ciclo di buoni spesa, abbiamo aiutato tantissime famiglie, circa 180 famiglie di Leporano. Pensavamo che la Pasqua dello scorso anno fosse stata l'ultima con i sacrifici. Invece ci ritroviamo anche quest'anno con tanti divieti, i divieti che degli abbracci, dei baci che noi eravamo abituati piacevolmente a darci. I riti religiosi, qui siamo molto legati. Siamo bloccati da questa pandemia, da questo Covid, e quindi è un momento davvero difficile. E io volevo augurare a tutta la cittadinanza una serena Pasqua con una speranza, con un auspicio di trovare in ogni uovo di Pasqua una gradita sorpresa, la ripartenza della comunità leporanese e del paese intero.